Sono Gianfranco Sangalli, sono nato nel 1927, il mio nome di battaglia era Diego, un nome di battaglia che avevo scelto personalmente perché all'epoca ero un appassionato della letteratura spagnola e Diego mi sembrava richiamasse bene, ecco, quella mia voglia di letteratura spagnola. Già dall'8 settembre del 1943, io abitavo a San Giuseppe di Cairo, alla notizia che, purtroppo era sbagliata, la guerra era finita. Automaticamente, io non mi sono mai chiesto la ragione vera per cui l'abbiamo fatto, perché non c'era una ragione. Noi ragazzi ci siamo precipitati nei magazzini dell'esercito italiano, nel distaccamento della NAP, che era il nucleo antiparacadutisti che esisteva a San Giuseppe, e abbiamo fatto razzia delle armi, ce le siamo portate via e le abbiamo nascoste. Armi che poi sono andate prevalentemente al primo gruppo partigiano che si era costituito in zona al Pian Lazzo, Brigata Savona, poi nome abbastanza noto e conosciuto. E da lì è partita il mio interesse per la resistenza. Finché i primi contatti io li ho avuti nel marzo del 1943, grazie al nome di un partigiano che io reputo importantissimo, anche se in provincia di Savona lo hanno un pochino, ma non dico snobbato, ma ignorato. Sto parlando di Ferraro Duilio, nome di battaglia Guido, un ex marinaio che proveniva dall'arsenale di La Spezia, dove aveva avuto contatti con una formidabile organizzazione clandestina che era quella del Partito Comunista Italiano clandestino. È stato lui, fra l'altro, un mio lontano parente, è stato lui che mi ha iniziato proprio alla vera resistenza. Lui mi ha fatto capire che non ci si doveva nascondere, che era sbagliato erano sbagliati quei nuclei clandestini che si erano costituiti nelle nostre campagne, ma che non avevano una ben precisa coscienza di quello che doveva essere il nostro compito, quello di lottare contro un tedesco invasore, un tedesco che non aveva alcun diritto di occupare il nostro territorio. Ma è arrivato il momento che la mia presenza in zona era diventata un pochino pericolosa. Qualcuno aveva incominciato a dire che noi ci stavamo occupando di cose, cosicché ho raggiunto la prima volta una formazione partigiana, e precisamente nella zona di Montenotte. Sono entrata a far parte del distaccamento San Bolino. San Bolino era il nome di uno dei martiri fucilati a Cairo Montenotte. E la brigata si chiamava Nino Bixio, era la sesta brigata garibaldina Nino Bixio. La comandava un ex capitano dell'esercito italiano di Savona, Solari. Il suo nome di battaglia era Antonio, un militare con le sue passioni, ma con le idee molto chiare
in fatto di resistenza. Lui è stato uno dei primi a farci capire che la resistenza non doveva essere combattuta come una guerra di trincea, una guerra di attacco frontale contro un nemico. No, la resistenza doveva essere costituita da azioni, mordi e fuggi, perché noi non potevamo avere la forza di resistere a un attacco frontale da parte del nemico. Mordi e fuggi, nasconditi, perché non puoi fronteggiare la loro forza d'urto. L'organizzazione della brigata era su vari distaccamenti. E beh, fino a quando erano poi arrivati gli italiani che erano stati istruiti in Germania, parlo per la nostra zona della divisione San Marco. Beh, insomma, la vita non era troppo pericolosa perché non avevano le forze per poterci sloggiare dai nostri accampamenti. Invece, quando sono arrivati i San Marco, le cose sono diventate un pochino più difficili. Infatti, il primo vero combattimento noi lo abbiamo affrontato il 16 di novembre del 1944. Le nostre fonti di informazioni ci avevano preavvisati che si stava preparando un attacco in forze nella zona di Montenotte. Noi eravamo di fatto circondati perché ad Altare c'era il comando generale della divisione San Marco, allora era comandata dal generale Farina. Poi c'erano formazioni a Carcare, a Cairo Montenotte, a Rocchetta, a Dego, a Pontinvrea, a Giovo Ligure e anche sul versante a mare. Quindi di fatto noi eravamo circondati. Dovevamo vivere in accampamenti improvvisati nella boscaglia, dovevamo comportarci come gli indiani, marciare sempre con il dito sul grilletto perché in ogni momento potevamo incontrare un agguato da parte nemica. Il 16 di novembre del 43 hanno incominciato a circondarci. Aspettavamo gli attacchi da ogni direzione, infatti si sono verificati proprio. Il grosso è partito da Savona, da Altare, da Cairo, da Giovo. Noi eravamo, il mio distaccamento, il Sambolino, era stato messo in postazione in località Traversine. Abbiamo visto una colonna che stava arrivando dalla direzione di Naso di Gatto ed eravamo convinti che fosse la prima colonna in arrivo. Invece, nella nottata era già arrivata una compagnia che si era nascosta nei boschi e improvvisamente sono saltati fuori e ci hanno sorpresi. Abbiamo incominciato a sparare, abbiamo sparato, ma non dico, no, 2 ore sono troppe. Poi l'ordine è stato quello di retrocedere, di abbandonare immediatamente perché non si doveva, non si poteva resistere. Infatti la brigata poi si è compattata, ci siamo trasferiti sempre nottetempo perché di giorno stavamo nascosti in anfratti. Ci siamo prima, io credo che questa operazione Solari l'abbia studiata per far credere che ci stavamo avviando verso il Piemonte nella zona di Corte Emilia. Solari
ci siamo trasferiti nella zona di Dego, poi siamo tornati indietro e attraversando il fiume Bormida, prima nei pressi di Bragno, poi nei pressi di Carcere, la brigata si è trasferita nella zona di Osilia.